Buonasera a tutti, sono Luigi Onorato, se preferite, benvenuti a un'annihilation di quelle belle, belle, belle. Andiamo a sfondare male Trunks. È stato sfondato male dal team Extreme Free to Play, quindi mi immagino solo con il team Extreme, non Free to Play, quanto possa durare sto povero Cristo. Avremo presto la risposta, comunque avremo molto presto la risposta. Piccolo Trunks di papà, vieni qua. Voglio vedere quanti danni ti faccio, che già il primo turno. Oddio, no, in realtà non è bellissimo il primo turno. Dovrò starmelo un attimino a mettere a posto il team, però la fase 1 non è che mi dia tutte queste preoccupazioni. Allora, team è il mio classico Merged Rosé. Ormai è un piccolo. Ah no, col cavolo, va bene. Va bene, va bene, va bene. Non ha più chi del previsto, e vabbè. Qualcosa mi dice che implodiamo abbastanza veloce, Trunks. Naturalmente, aspetta che vi faccio vedere. Questo è il team. Questo è il mio team. Merged SA10, Ability Chart iniziata senza copie. Zamasu SA1. Android SA20, Ability Chart iniziata senza potenziamenti, solo stats. Rosé amico SA10, non ho visto che Ability Chart aveva, volevo prendere solo un SA10. Rosé mio SA1, Ability Chart iniziata senza potenziamenti d'attacco, solo statistiche. Freezer LR SA10. Full Power Freezer SA1, ma Ability Chart con più 4, più 5 di Special Damage. Quindi abbiamo quello che si suol dire un team contro coglioni. Extreme. Volendo mancherebbe soltanto un PG da mettere al posto di Zamasu, ma non è neanche necessario. Allora, vediamo il primo attacco quanto fa, dato che stiamo anche linkando per l'aumento dei danni. Ho presentimento che non durerai molto appena scendo sotto il 20% di HP, sai? Ho questo presentimento che sceso sotto il 20% di HP e implodi. Piccolino. Ma implodi male. Allora, buttiamo così e chiudiamo. E passiamo alla fase 2. Non c'ho aumento di danno, non mi serve aumento di danno, se devo essere sincero. Con Rosé bastano e avanzano i danni che facciamo normalmente. Rosé sia 10. Fase 2, il tech. Fase 2, il tech. Boh, vediamo. Questo team non gioco neanche Sealer. Cioè, non sento l'utilità di giocarmi anche dei Sealer in questo team. Da quanti danni facciamo? Ho bisogno di 3 kill, quindi così. Zamasu lo butto nel turno di Rosé e andiamo. Vai Freezer. Freeze, 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 freeze. Beh, sei piccolino ancora Freezer. Però dovresti avere BBB attivo adesso, Zamasu, no? Va bene, ok. Capisco la sorte. Cioè, davvero ha fatto 1.100.000. Non stiamo scherzando. Che cos'è? Ah, quanto mi diverto usare il team full extreme, davvero. È un divertimento di quelli. Tipo quando sei piccolo e vai in Pokémon con la squadra full leggendari contro la Lega. Un divertimento davvero. Davvero carino, qua rischia di fare Perfect Run, Annihilation, Full Extreme. Ah no, dai, ci becchiamo una special, ci becchiamo una special. Aia, quanto HP abbiamo ancora? 118.000. Oddio, dipende il fisico come va, eh. Non diciamo che possiamo davvero farla no item, perché va comunque il culo, non sto usando stunner, sto andando full DPS. Quindi, sì, ciao, cioè non arriva neanche il turno di Merged, ormai. Devo aver paura di qualcosa, no? Dimmi, perché non vedo motivazioni di aver paura di nulla in questo momento. Anche perché il prossimo turno possiamo tankarlo il fisico. Anche bene, aggiungo. Se non ci lanci una special adesso, non vedo paura.
Però cavolo, mi hai fatto questi 18.000 danni che rompo. Andiamo. Questo qua è il rosè piccolino, il mio, che però penso lo sfonda male. Andiamo avanti. Fase fisica, che è l'unica fase davvero forte di questa battaglia. E vabbè. E vabbè. Sento la tiranca a 104.000 grazie a Zamasu, quindi felicità. Ok, ho bisogno di Orb STF. Sì, va bene, va bene. Sono curioso di vedere come va a finire questo turno. No, no, rettifica, possiamo senza alcun problema finire in perfect run in base a quanti danni facciamo in sto turno e a lui. Come va al pro? Eh sì, ciao, 830.000 danni, vabbè. Team Extreme è una cosa bellissima. È proprio una delle cose più belle che mi sia mai capitata in sto gioco. Vabbè, è finita. Perfect run. Attenzione però, perfect run, però attenzione, chi ha più difesa? 13.000, bah, siamo là. Se guardiamo i valori d'attacco per piacere, sono tutto capo, però voglio lanciare una special un pochino più grossa. Non penso sia in grado di fare 80k di danno, se anche ci lanciasse la special, perché quasi sicuro che questa sia la special. No, invece, vabbè, allora è finita male. Vai Zamas. Una volta che ci butta sotto l'80% di HP è finita la battaglia. Minchia, vabbè. Purtroppo sta battaglia non è stata strutturata benissimo, lo dico, eh. Non è strutturata proprio al meglio come battaglia, perché non si può dire che sia sensata. Una volta che c'hai il team extreme la sfondi male. Non ho black, quindi non è completo al 100%. Mancherebbe black, possibilmente al posto di Ghiandroid o di Zamasu. Sì, ma non arrivi al prossimo turno, Trunks. Qua parliamo di un team che spamma danni a una velocità troppo elevata. Vabbè, direi Annihilation Perfect Run completata. Ottimo. Anche qua ci sarà la foto per Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.